intanto mi torna vicino alla zona dove preparate il... ha già superato il precedente record dell'ora. Siamo al 176esimo giro, quindi ha superato i 50 all'ora, suona la campana con un ultimo giro a 51.791. Incredibili immagini, mancano 5, 4, 3, 2, l'ora è finita. Ed ecco, attenzione, siamo al 177esimo giro e la media nell'ultimo giro 52.612. Suona, finisce la gara con un ultimo giro volato a oltre 54 di media, nuovo record dell'ora su pista coperta, 50.644. Di casa mia si è sempre parlato molto di ciclismo, perché da quando sono nato Aldo ha cominciato proprio a correre. Ecco, ormai in rettilineo d'arrivo, Francesco Moser alza le braccia al cielo nel segno del trionfo. Francesco Moser entra nella storia del ciclismo, nella storia della Parigi-Roubaix, per aver vinto per 3 anni consecutivamente la Parigi-Roubaix. Si appresta ad accogliere oggi col Giro d'Italia un suo illustre figlio che festeggia una ricorrenza speciale. Gianni Motta infatti vinse, dando spettacolo, la Corsa Rosa esattamente 50 anni fa. Un trionfo, quello del 66, che già è stato celebrato prima che il Giro partisse dall'Olanda, ma che anche oggi è doveroso ricordare. Gianni Motta è figlio di questo antico borgo, al pari di Valentino Mazzola, immortale eroe granata, tragicamente scomparso su Perga, che aveva l'età di Coppi, del quale era molto amico e che è sempre piacevole citare in questo ideale gemellaggio fra i due sport da sempre più popolari, il ciclismo e il calcio. Gianni Motta è stato fra i più grandi talenti naturali di gioventù del nostro ciclismo. Un campione dimezzato, poi purtroppo da una serie di guai, soprattutto un'assurda caduta che a distanza di tempo gli creò non pochi problemi ad una gamba. Ma che spettacolo quella fase d'avvio di carriera, quel Giro di Lombardia vinto per distacco a soli 21 anni, anticipando personaggi di differenti generazioni, su tutti il baronetto britannico Tommy Simpson, un campione che all'epoca stava vincendo parecchio, dal Mondiale alla Sanremo, prima di andare a morire tragicamente sul Mont Ventoux al Tour de France. L'impresa più bella della carriera di Gianni Motta resta comunque il Giro d'Italia di 50 anni fa, dominato su tutti i terreni al cospetto di una serie di avversari di rango italiani e stranieri. Un giro stellare nel corso del quale nel gran finale Gianni giganteggiò, soprattutto in montagna, contro Jacques Anquetil e lo spagnolo Jiménez, contro Gimondi Adorni, Ziglioli, Bitossi, Balmamion e tutti gli altri. Stagioni in cui sapeva mettere pressione anche a Merckx, alla Sanremo e in special modo alla Tre Valli Varesine, che Motta vinse per ben 4 volte fra l'entusiasmo della sua gente, battendo sulle strade varesine anche il campionissimo belga.